Caserta Focus. Giornale online di Caserta e provincia diretto da Francesco Marino. Le notizie del giorno. Tragedia a Villa Literno. Un bracciante agricolo è stato travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta in via delle Dune da un'auto pirata. L'uomo stava rientrando a casa intorno alle 23:30 di ieri quando è stato centrato da un'automobile che non ha frenato. Provincia. Magliocca incontra il capogruppo di Forza Italia nella commissione camerale bilancio per discutere dei problemi dell'Alto Casertano. Arrivano stoccate dal centrodestra. Del Rosso chiede un consiglio immediato su partecipate e nomine. Calvi risorta. Successo per il premio Legalità organizzato da Vito Taffuri. Raccolte testimonianze nazionali di impegno contro la criminalità. La nostra deve essere terra di lavoro, non terra di camorra. Cucina. Lo chef Federico Campolattano ottiene la sua prima stella Michelin. Il sindaco di Caserta incontra in comune il titolare del ristorante Ai Calde di Friburgo, un'eccellenza assoluta del nostro territorio. Cultura. A Giuseppe Montesano, autore di Lettori Selvaggi, è andato l'edizione di quest'anno del Placito Capuano, il prestigioso riconoscimento conferito a personaggi che si mettono in luce in ambito culturale. Basket. La Mondo Camerette si aggiudica gara 1 delle finali playoff per la promozione in Serie B sul campo di Benevento. I casertani possono chiudere la serie già mercoledì in casa. Approfondimenti su queste e altre notizie su casertafocus.net.